sta di fatto che la compagnia Dani, partita, andata in linea il giorno 20, vennero a Valsalva, dormirono qui una notte e anche parte casa mia, io non c'ero, eravamo scappati su per i monti. Da casa mia questi ragazzi presero, erano ragazzi, dei album di Cine Franco, sì, di Gordon, ha raccontato, che poi li ho ritrovati sulle tombe, su loro dove sono morti. Ne vidi 8 e li schierarono, vedete quella casa là all'orizzonte, lì sopra, a distanza di 800 metri circa, a ferro di cavallo li misero sul pianoro, davanti c'è un precipizio, no? Li misero a difesa, sotto c'è un ponte, c'è un grande ponte, no? Che era, e lì nella casa c'era il comando della compagnia Dani con un ufficiale tedesco di collegamento. Gli americani avanzarono mezza costa la sera, una pattuglia avanzata viene scorta, sparano una raffica, feriscono un americano in ginocchio, vengono portati dietro in un casolare. Gli americani si schierano lungo questo dorsale qui, davanti a noi, davanti a quella casa. Allora non c'era questa vegetazione, era molto più nudo. Cioè. E sì, poi con tutti quei bombardamenti. Una compagnia si schiera qui, che ha una compagnia di mitragliatrici, fucili mitragliatori, 180 uomini, mortai da 60, che è leggero, che erano dietro, mortai da 81 di battaglione, che erano qua, che abbiamo rivisto poi le postazioni, una mitragliatrice pesante di questa una Browning calibro 12, oh, e calibro 50, uh-huh, e due cararmati Sherman, che erano qui nel paese. Hanno aperto il fuoco, prima per un mezz'ora un fuoco leggero. In più l'intervento dell'artiglieria sporadico. Qui invece hanno sparato un centinaio di colpi questi due carri armati. Bene, li hanno fatti a pezzi. Che dopo il 10 settembre, superate le fortificazioni della linea gotica, le montagne stesse sbarravano la strada. Mentre il governo americano ha detto cattivo tempo, mancanza di rifornimenti e accanita resistenza nemica. Tedeschi, italiani, non è importanza, qualcuno c'era. Questo il governo americano sportivamente ha comunicato la verità. Sì. Questo inglese, no, la verità. E le montagne, sì, da qui. And yet I was here. And I thank God that I'm still here. Un sergente di 25 anni era un vecchio, un capitano di 30 era un vecchio. Io firmo e poi scriverò. In ricorrenza dell'annuale incontro, i bersaglieri del battaglione Goffredo Mameli rinnovano il rimpianto per i coetanei di allora rimasti qui per sempre. Every time I stopped at a farmhouse to ask how far ahead the Germans were, I used to get my canteen filled up with wine.
cappelletto è lì dopo quella porta. È dentro qui, dietro questa porta. Velox ad impetum, vedi del 27, i ragazzi giovani. Ventotto, un altro ventotto. Scusa un secondo, io ero un americano soldato, ma sono nato in Italia e dopo che sono andato in America, il mio corpo era in America, ma il mio cuore è sempre stato in Italia. Grazie! We are not alone here today, nor shall we be tomorrow. With us are the immortal souls of all fallen soldiers and civilians, American and Italian, of the campaign in Italy. 50 years after the end of World War II, there are no more friends or enemies, victor and vanquished. There are only men who fought, suffered, and died for the honor of their flags and the duty of their countries. The war of 50 years ago has become history, the history that must be remembered. What can be forgotten is the hate and the rancor. Today we can all look upon one another as friends and shake hands.